Circolo di Masiano, assemblea dei soci dell'Associazione Vivaisti Italiani. È innegabile l'importanza del settore florovivaistico per l'economia pistoiese, in particolare e più in generale per quella toscana e nazionale. Oltre 1.500 aziende con 10.000 addetti solo nel pistoiese. Ultimamente abbiamo assistito in ambito governativo nazionale ad una maggiore attenzione per il settore, con qualche provvedimento ad hoc. Prima dell'inizio dei lavori abbiamo avvicinato il presidente dell'associazione, Vannino Vannucci. Poi una breve sintesi della serata. Vannino, l'assemblea dei vivaisti qua a Pistoia, dell'associazione vivaisti italiana. Ecco, io dicevo una cosa, mi sembra a me, forse sbaglio, ora me lo direi tu, che negli ultimi mesi forse ci sia stata una qualche più attenzione anche da parte del governo verso il settore o no? Sì, sicuramente è dovuto al fatto che i vivaisti, in questo caso l'associazione, ma anche altre associazioni, siamo stati anche noi più, abbiamo sollecitato anche noi la loro attenzione perché per vari motivi, vedi bonus verde, vedi necessità o problemi fitosanitari, vedi, insomma ci sono tante ragioni per cui abbiamo sollecitato il nostro Ministero e il Governo a fare più attenzione a questo settore che è molto importante non solo sotto l'aspetto economico ma soprattutto quello ambientale. Certo, si parla di 1.500 aziende che danno lavoro a decine di migliaia di persone. Ma qui a Pistoia ci sono più di 1.500 aziende, ma in Italia si parla di decine di migliaia di aziende con, non sono sicuro, ma circa 200.000 addetti, quindi è un settore importantissimo. Certamente Pistoia è la punta di diamante con più di 1.500 aziende e 10.000 addetti. Penso che le esigenze del locale, qui del pistoiese, eccetera, siano univoche con quelle nazionali, oppure ci sono delle differenze notevoli? No, richieste differenti. Le richieste sono più o meno le stesse perché poi le problematiche che ci sono per tutti uguali. È chiaro, Pistoia ha una concentrazione così importante che c'è anche una professionalità altissima, c'è una produzione di altissima qualità e quindi esportando in 60 paesi nel mondo, più di 60 paesi nel mondo, abbiamo anche esigenze forse superiori ad altre regioni che magari fanno esportazioni più sporadiche. Noi invece, dovendo o potendo esportare in tanti paesi, abbiamo anche esigenze dal punto di vista per esempio fitosanitario, di certificazioni e di appunto passaporti in qualche maniera che certifichino appunto la qualità e la sanità dei nostri prodotti. Ecco, in definitiva, il punto focale, il nocciolo della riunione di stasera, qual è l'argomento più importante? No, stasera c'è l'assemblea annuale e poi parleremo di alcune iniziative che stiamo portando avanti, per esempio con l'università, con il Dipartimento della Comunicazione capitanato dal professor Toschi, con il quale abbiamo sottoscritto un accordo, un protocollo d'intesa dove appunto cercheremo di farci aiutare a comunicare meglio le nostre istanze, visto che facciamo tanto, creiamo molto e delle volte non siamo molto bravi a comunicare. E poi un'altra iniziativa importante, anche questa conseguente all'accordo che abbiamo fatto l'anno scorso con i giorgofili, anche con loro invece iniziamo un percorso per il recupero o la riconversione di produzioni nell'area dove è stato rinvenuto il tarlo asiatico, perché appunto vogliamo cercare di dare una mano a coloro che si trovano in quella zona, cercando appunto di poter anche accedere a PSR o a qualche PIF per cercare di riconvertire le produzioni che purtroppo in parte andranno distrutte. Buon lavoro, grazie. Ero un po' amareggiato quando l'anno scorso si presentò e si parlò in assemblea per un clima generale di ostilità nei confronti delle imprese del settore vivaistico e manifestava una vera preoccupazione per un atteggiamento spigoloso da parte della comunità pistoiese in cui noi lavoriamo da più di 100 anni. Vedo oggi, fortunatamente, un clima mutato, sicuramente più propenso all'ascolto e alla collaborazione. E di questo sono contento perché ritengo
che sia questo lo spirito corretto per affrontare insieme le continue e insidiose sfide per l'aspetto riguardo alla comunicazione. Abbiamo bisogno di comunicare meglio, pensiamo di poter fare con questo accordo e con questo protocollo d'intesa di poter arrivare a comunicare meglio quello che facciamo. Siamo consapevoli di avere ancora molti margini di miglioramento in campo ambientale, in campo sanitario, in campo produttivo, in quello fitosanitario, quello culturale ed economico. Abbiamo anche la certezza che grazie ad una costante collaborazione con l'Università di Firenze, di Pisa, con il Centro appunto di Comunicazione Generativa di Firenze, con il Distretto Vivaistico di Pistoia e il legame forte con l'Accademia dei Geografi di Firenze, potremo dar vita subito ad un gruppo tecnico scientifico permanente che possa aprire nuove strade per il futuro. Comunque sono 10 giornalisti che verranno qui sul territorio 12, 13 e 14 e noi li abbiamo invitati e ospitati perché vogliamo mostrare loro anche in un momento purtroppo non favorevole come noi lavoriamo, come operiamo, come il nostro servizio fitosanitario opera, come i controlli che fa e l'autocontrollo che forse è la prima esperienza. Dobbiamo impegnarci a fondo perché nella globalizzazione di tutti e tutto talvolta è facile cadere nella pericolosa tentazione di dare risposte semplici a problemi difficili. Quindi il mio auspicio è che ci sia condivisione in questi aspetti e che si possa subito iniziare questo grande lavoro che ci aspetta. Invece di chiudersi a riccio con il presidente dell'Associazione dei Vivaisti Italiani, si cerca di dialogare, si cerca di essere disponibili a un colloquio, si cerca di stimolare un'attenzione diversa nei confronti di quelle che sono le accuse che ci vengono mosse, si cerca di creare delle alleanze per potersi difendere da problemi che, diciamo bene, sono di carattere internazionale e arrivano un po' da tutte le parti. Quindi è un grande gioco di squadra che è possibile anche grazie a voi, perché essere un'associazione con un peso di associati di questo tipo fa aprire anche delle porte istituzionali, dà peso alle parole che vengono espresse sia dal presidente dell'associazione che dal distretto stesso. Poi abbiamo in sala i rappresentanti della classe politica attuale dirigente, quindi ci rapportiamo quotidianamente quasi per cercare di trovare una soluzione a tutti i problemi, e quindi direi che stiamo lavorando bene e quindi non posso fare altro che essere ottimista per un 2018 che auguro a tutti noi essere un po' più verde. Non ci sono solo cattive notizie, stiamo aspettando il bonus verde e per quanto qualcuno dica che sono briciole, in realtà è qualcosa di veramente pesante e importante. Cerchiamo di portare avanti quelle istanze che riguardano un settore che è importante e fondamentale per l'economia del nostro territorio. Voglio dire che è importante e fondamentale per l'ambiente, al di là di quello che molti dicono, perché noi sappiamo quanto il verde crea beneficio alle nostre zone ed è importante e fondamentale per l'economia. E il nostro rapporto è sempre stato un rapporto proficuo, quando ce l'abbiamo fatta insieme a risolvere dei problemi, quando non ce l'abbiamo fatta e magari ci abbiamo ritrovato dopo un po' di tempo. Penso ad esempio al bonus verde, doveva entrare nella legge di bilancio dell'anno passato, mi ricordo quale fu la delusione quando all'ultimo momento non ce la facemmo a causa anche della caduta del governo proprio in quei giorni dell'anno passato, nel mese di dicembre, per cui la legge di bilancio fu bloccata nella fase emendativa e non si riuscì a risolvere il problema. Però non ci siamo fermati e alla fine quest'anno il risultato è stato ottenuto. È vero, non dico che sia un tema risolutivo per le aziende e per questo territorio, ma sicuramente è un primo passo, noi lo prendiamo così, come un primo passo su cui
dà un segnale e su cui cercheremo di lavorare per migliorare ulteriormente, perché quest'anno è questo e speriamo che l'anno prossimo possa essere riconfermato e possa magari vedere una percentuale più alta. Questo sarebbe l'obiettivo, così come è stato per il bonus energetico, così come è stato per il bonus mobili, così come negli anni è stato per vari incentivi da questo punto di vista.